Allora, cari amici, questa volta parliamo di sistemi di raffreddamento. E traggo spunto anche da un commento che è stato presentato nel filmato relativo allo saldatore del cilindro dell'Andini L25, dove un amico chiedeva come mai teste o cilindri possono creparsi. Quello lo vedremo avanti, iniziamo parlando di sistemi di raffreddamento, che cosa sono, a cosa servono, come funzionano. Allora, perché è necessario che ci sia un sistema di raffreddamento? Beh, qui si generano diverse fonti di calore, un po' con l'attrito, lo scorrimento del pistone, in parte l'aria che si comprime nel cilindro. Voi pensate, per esempio, quando utilizziamo la pompa per gonfiare la bicicletta, si scalda, quindi ogni gas che si comprime si riscalda, ma la parte più consistente di calore viene generata nella testa, dove c'è l'accensione del combustibile, lo scoppio o la combustione a seconda se si tratta di motore a benzina o diesel. Bene, come funziona un sistema di raffreddamento? Che cosa sono? Allora, ci sono due famiglie di sistemi di raffreddamento. Ci sono quelli ad aria e quelli, chiamiamoli per comodità, ad acqua, ma sarebbe a liquido refrigerante, perché poi, come vedremo successivamente, possono essere diversi i liquidi che si inseriscono in un sistema di raffreddamento. Cosa fa l'acqua? L'acqua naturalmente sottrae calore nel motore, nel cilindro, nella testa, dove appunto avviene la combustione. Come circola l'acqua nella massa radiante? Beh, questo può avvenire o forzatamente con una pompa centrifuga oppure, come in questo caso, con un sistema definito a termosifone. Due sono le famiglie di sistemi di raffreddamento. Possono esserci quelli ad aria, che sono molto efficienti e sono stati adottati da alcuni trattori, per esempio Sami, Lamborghini, da alcune auto come le Porsche 911 degli anni 70-80, e anche con degli escavatori, per esempio quelli della ditta Piacentina Laltesi, montavano tutti appunto motori raffreddati ad aria. Questi hanno punti a favore e a sfavore, chiaramente. I punti favorevoli sono naturalmente che non necessitano di particolare manutenzione. C'è una ventola per la circolazione forzata dell'aria, i cilindri e le teste sono allettati appunto per permettere la dispersione del calore, ma sono motori molto semplici. Veniamo ora al sistema a raffreddamento ad acqua. Questo Superlandini adotta un sistema che non utilizza una pompa per la circolazione dell'acqua. E allora come avviene questa circolazione? Beh, qui bisogna. Dipende da un principio della fisica. L'acqua che si riscalda nel cilindro cambia di stato. Scaldandosi diventa meno densa e quindi più leggera dell'acqua fredda e sale attraverso questo manicotto di collegamento che porta l'acqua calda sulla sommità, sulla cassa dell'acqua si chiama. Qui poi c'è la massa radiante, perciò l'acqua calda non può salire da qui in quanto la massa radiante è coadiuvata dalla ventola di raffreddamento. Mantiene l'acqua a temperatura minore, perciò l'acqua calda può salire solo dal manicotto. Nella massa radiante si raffredda e ritorna nel motore. E inizia questo ciclo che si chiama a termosifone. Sono sistemi naturalmente molto meno efficienti di quelli a circolazione forzata, però comunque non necessitano di particolare manutenzione, sono abbastanza affidabili. E qui in particolare vediamo cilindro, viene raffreddata anche la testa, ma non tutta perché Landini
è un testa calda. C'è una parte, quella inferiore, adesso Mario ci mostrerà la calotta, una parte che deve sempre rimanere calda. Mario, ci fai vedere la calotta? L'unica parte di un trattore, di un motore testa calda che non si deve mai raffreddare è questa, la calotta. Mario, questa viene scaldata, riscaldata in fase di preparazione all'avviamento. Sì, per l'avviamento viene scaldata intorno ai 500 gradi in modo che sia, diciamo, quasi rossa, proprio per permettere al gasolio che viene iniettato dall'iniettore di incendiarsi quando il pistone arriva al punto morto superiore e quindi si innesca l'avviamento del motore. Quando il motore va poi, la torcia si toglie e questo si mantiene autonomamente poi in temperatura? Sì, tramite la combustione che viene effettuata dal motore stesso mantiene in temperatura la calotta. È questo. Mi è stato detto da qualche amico che alcuni trattori testa calda poi hanno la difficoltà a mantenersi al minimo dopo che magari sono stati per molto tempo al minimo, magari durante le esposizioni, nelle feste, dove non si tiene il motore sotto sforzo ma solo al minimo. Cosa succede in quei casi? Sì, succede quando il motore resta molto al minimo. Può accumularsi un eccesso di residui carbognosi all'interno di questa calotta qua, qui in fondo praticamente, che fa da isolante poi praticamente. Fa da isolante e quindi non permette un riscaldamento sufficiente alla calotta per poter avviare l'avviamento successivo. E anche quindi, per mantenerlo in funzione al minimo, insomma. Sì, certo, però il problema salta fuori poi all'avviamento successivo, perché magari lo metti giù che va bene, quando lo vai per rimetterlo il giorno dopo, per dire, o quando è diventato freddo, che essendoci il carbone qui dentro, i residui carbognosi, non permette di scaldare la calotta sufficientemente e quindi manca la temperatura corretta per il funzionamento, sì, esatto, per l'accensione del carburante. Non si innesca l'accensione. Allora, questo abbiamo detto che è un sistema di raffreddamento a termosifone, ma non tutti i testa calda sono così. Per esempio, non so se avete mai visto Bubba UT6 o comunque alcuni trattori della Bubba, qui al centro è visibile proprio la pompa centrifuga per la circolazione dell'acqua. Un sistema più efficiente che però portava anche a più manutenzione e portava anche a dei fermi macchina, perché quando la pompa non funzionava non è che si poteva proseguire lo stesso, bisognava fermarsi. Adesso cogliamo l'opportunità di vedere un cilindro di un Landini 40 che ha raffreddamento a vasca e che quindi permette di vedere bene le intercapedini, ed entriamo nel vivo del nostro filmato di oggi, che è quello di capire perché crepano alcuni motori nel periodo invernale. Ci troviamo davanti al Landini 40, un raro Landini 40, perché questo ci consente di vedere bene le intercapedini che ci sono tra il monoblocco e il cilindro. Allora, intanto, a cosa serve il raffreddamento? Beh, il raffreddamento serve a mantenere efficiente il motore, perché se non ci fosse il sistema di lubrificazione inizierebbe a non funzionare più, si genererebbe attrito, quindi ulteriore riscaldamento fino ad arrivare al grippaggio del pistone stesso nel cilindro. Mario, questo è un sistema ad evaporazione, sì, giusto? Sì. Quindi non c'è di massa radiante. No. Cosa c'è qui sopra? Qui sopra ci viene montato una cassa di espansione, una cassa, contiene l'acqua che poi raffredda il motore. Però è un sistema molto
molto poco efficiente, perché poi i primi sistemi si chiamava anche ebollizione, no? Perché infatti poi c'era il problema che infatti, si scaldava troppo. Si scaldava, a volte poi mancava l'acqua, qualche piccola perdita, così e via. Ogni tanto c'era sempre da rabboccare e il lavoro era quello lì. D'altronde erano sistemi di allora. E adesso arriviamo al nocciolo del nostro problema, cioè perché si sono generate quelle crepe nei monoblocchi, nei cilindri, nelle teste che abbiamo visto saldare dal nostro amico Luigi Marcotti, che oggi eccezionalmente è dietro la videocamera. Voi non lo vedete, ma noi sì. Allora, cosa succede? L'acqua modifica il suo stato a 0 gradi, oppure quando supera i 100 gradi, quindi passa dallo stato liquido allo stato solido quando scende sotto gli 0 gradi e passa allo stato gassoso quando supera i 100 gradi, che va in ebollizione e produce il vapore. Nei mesi invernali, purtroppo, chi si è scordato di mettere un liquido anticongelante, oppure chi si è scordato di far defluire l'acqua di raffreddamento, purtroppo ha avuto uno spiacevole inconveniente, che è quello di trovarsi col cilindro o la testa crepati. Perché succede questo? In questo trattore non potrebbe succedere, o almeno sarebbe molto difficile, perché quando il circuito è pieno d'acqua e quindi le intercapedini sono lambite dall'acqua, quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi inizia la cristallizzazione, inizia la formazione del ghiaccio. E qual è il problema? Se mantenesse lo stesso volume non ci sarebbero problemi, ma il problema è che quando l'acqua si trasforma in ghiaccio aumenta di volume. E il ghiaccio, essendo meno denso e quindi più leggero dell'acqua, inizia dalla parte superiore. Nei trattori tipo Superlandini o anche altri, trattori a quattro tempi, per esempio la Fiat 700D dell'amico Bellotti, quando si forma il ghiaccio nella parte superiore forma anche una sorta di un tappo che non permette all'acqua di muoversi da nessuna parte. Ecco, succede, all'aumentare del volume di ghiaccio aumenta il volume richiesto, però l'acqua non si può schiacciare, non è comprimibile, può andare in pressione, ma non si può schiacciare. Se noi pensiamo per esempio alle escavatrici idrauliche, non è il motore che muove il braccio, ma è l'olio in pressione, quindi un liquido sottoposto a forte pressione è in grado di generare una forza immensa. Quando il ghiaccio inizia a spingere sull'acqua, l'acqua a sua volta inizia a spingere sulle pareti del monoblocco e spingendo trova il punto più debole e purtroppo cede, perché se volessimo far capire come si comporta la ghisa, dobbiamo pensare al vetro. Il vetro è durissimo, però non si piega e non si può espandere, non si può allungare. La ghisa si comporta esattamente così e deve essere così, perché il cilindro non si deve deformare. Se il monoblocco si deformasse non succederebbe niente, ma essendo la ghisa, appunto, le caratteristiche meccaniche della ghisa non permettono né di flettere né di espandersi, pertanto crepa. Poi qual è un altro problema? Che la ghisa ha una struttura lamellare, sono tante lamelle, quindi i punti di innesco per una cricca, per una crepa, possono, è come un vetro, no? Quando parte la crepa poi si può solo allungarsi, quindi questi sono i motivi per i quali purtroppo a volte sono successi questi problemi, anche perché una volta i liquidi anticongelanti non c'erano e poi in campagna si usavano sempre l'acqua perché non costava niente, si era sempre a risparmio.
Mario, nella collezione, tu sei grande amico di Romano Prosperi, e collabori con lui, insomma, lavorate insieme con il vostro hobby da tantissimi anni. Cosa mettete voi nei trattori per evitare questo problema? Ma noi aggiungiamo un po' di refrigerante moderno, diciamo, proprio per evitare questi inconvenienti qui di togliere l'acqua d'inverno e via. Siamo più sicuri. Però, e poi c'è anche un altro problema, che utilizzando l'acqua da sola si creano delle ossidazioni. Sì, ossidazioni, ruggini. E poi nella massa radiante si lascia, quando l'acqua si scalda, dei depositi calcarei che poi vanno ad ostruire i condotti e quindi poi ad otturare il radiatore. Quindi, adesso che abbiamo chiarito la situazione, ricordatevi sempre, perché non è una cosa che succedeva una volta, succede anche ai giorni nostri, se uno mette l'acqua, si dimentica di togliere l'acqua per partecipare a una festa estiva o autunnale, poi mette lì il trattore e dice lo farò, toglierò l'acqua, sì, poi non toglie, sì. Può succedere. Quindi, cari amici, aggiungete l'acqua l'anticongelante e che vi mantiene pulito ed efficiente il sistema di raffreddamento, così non dovrete rivolgervi a Luigi Marcato. Facciamo chiudere. Allora, spero che abbiate trovato interessante questo filmato, e fatemi sapere se vorrete qualche altro approfondimento, iscrivetevi al canale e continuate a seguirci.